Buondì a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo caldissimo cappotto che io ho deciso di chiamare cappotto Twilight. Per quanto riguarda i filati, io ne ho lavorati due contemporaneamente e sono la Lizzie Real 40 sfumato. Io ho utilizzato lo sfumato rosso con il blu ed è 60% acrilico e 40% lana, a cui ho abbinato il classico dello zito uncentando con i filati che è 100% lana, e li ho lavorati insieme con l'uncetto il numero 4 e mezzo, perché volevo una lavorazione bella compatta, essendo questo più un cappotto che un cardigan. Quindi volevo qualcosa di ben rigido, però se voi lo volete più morbido potete usare benissimo sia l'uncinetto del 5 che del 5 e mezzo. In descrizione vi lascerò il link di entrambi i filati, ci sono anche altri colori, quindi potete fare anche altri tipi di abbinamento, e io sulla mia pagina Uncentando con Elsa vi metterò delle foto dei possibili accostamenti dei colori che secondo me potete usare tra i vari due filati. Come vi dicevo, questo cappotto l'ho lavorato con l'uncinetto e col 4,5, e per questa è una taglia S, però come vedete è bella larga, quindi va bene anche per le M, se fate però un po' più di scalfo e quindi le maniche un po' più larghe. E io ho utilizzato 3 gomitoli della Lizzie, che sono 300 grammi, e 400 grammi invece del classico, che sono gomitoli da 50 grammi. Quindi in totale ho utilizzato 8 gomitoli del classico, 3 gomitoli della Lizzie. Questo per una taglia S. Per una taglia M andate ad aumentare di almeno 100 grammi in classico, ma la Lizzie potete fermarvi a 3 gomitoli. Taglia L invece andate ad aumentare facendo 4 gomitoli della Lizzie e direi 12 gomitoli del classico. Questo, se lo volete bello compatto come il mio, è bello caldo, vi posso assicurare che è caldissimo. La lavorazione è semplice, si vanno a creare questi rombi che sono veramente spettacolari e sono 6 giri che vanno sempre ripetuti, sia quando si lavora in giri di andata e ritorno, sia quando si va a fare le maniche. Come potete vedere, anche le maniche le ho fatte dello stesso motivo. Ho deciso di fare una lavorazione più larga del solito davanti e di chiudere poi l'intera lavorazione con un bottone qui in alto, che troverete anche questo sul sito Uncentando con i filati. Anche non so se ci sono anche altri colori, devo ancora vedere, ma questo rosso sicuro lo trovate, o comunque va benissimo un bottone grande che vi possa permettere di tenere fermo la lavorazione. In realtà potreste mettere anche un bottone da quest'altro lato, quindi qui, per poter chiuderla e non farla cadere, ma la lavorazione è talmente rigida che rimane su, quindi non vi cade. Oppure potreste chiudervela con due bottoni, quindi ne metterne anche un altro qui se volete che la chiusura rimanga più ferma. Io, sapete, non amo tanto che si chiude, quindi mi va benissimo aver messo un solo bottone qui in alto. Quindi lavorazione molto semplice, la particolarità è data dal filato, e se decidete di realizzarlo, mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di uncentare e sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio, o con Uncinettando con i filati. E naturalmente, se avete acquistato i filati o sul sito o sulla merceria Coletti, potete taggarci su Facebook anche presso la merceria Coletti. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro cappotto, io ho deciso di utilizzare due filati lavorandoli insieme, e sono il filato della Lizzie Real 40 sfumato, e come sfumatura io ho scelto questo del rosso e del blu, eccolo, vedete c'è anche del blu, e lo unirò allo scolore del bordeaux, del classico, che è 100% lana, quindi un misto di lana e acrilico, perché sapete che Real 40 è un 60% acrilico e un 40% lana, il classico è 100% lana. Quindi li unirò insieme lavorando con l'uncinetto del 4,5. In realtà si può benissimo lavorare anche con il 5,5 o col 5 come uncinetto, ma io voglio che il cappottino sia bello rigido, quindi non il solito cardigan, voglio qualcosa di rigido come abbiamo fatto per il cappottino Crazy Love, ed è per questo che ho deciso di lavorare insieme i due filati. Allora, come vi ho detto, lavorerò con l'uncinetto del 4,5 e io vi farò vedere il motivo in un campione. In questo campione io ho montato 26 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 8, a cui vanno aggiunte 2 catenelle per poter avere poi l'inizio uguale alla fine. Nel mio cappottino originale io andrò a mettere 130 catenelle, che è appunto un multiplo di 8 a cui vanno aggiunte 2 catenelle. Anche 26 è un multiplo di 8 a cui ho aggiunto 2 catenelle. Per una taglia M non andate ad aumentare troppo, perché davanti a me il cardigan va molto largo, quindi se voi non volete che vi vada troppo troppo a chiusura quasi a doppio petto,
aumentate soltanto di 3 motivi. Taglia L, anche nel vostro caso io vi direi di non aumentare troppo, quindi fermatevi a 6, massimo 9 motivi in più. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Una, 2, catenella di separazione, prendo il filo, salto le prime 2 catenelle delle mie 30, scusate, delle mie 26 catenelle, quindi salto la 26, salto la 25, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia alta. Vado nella catenella successiva e realizzo una seconda maglia alta. Vado nella catenella successiva e realizzo una terza maglia alta. Vado nella catenella successiva e realizzo una quarta maglia alta. Vado nella catenella successiva e realizzo una quinta maglia alta. Quindi ci ho fatto un totale di 5 maglie alte. Catenella di separazione, salto una catenella di base e ricomincio da capo. Quindi vado nella catenella successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, salto una catenella e adesso vado a fare le mie 5 maglie alte, quindi una. Vado nella catenella successiva 2. Vado nella catenella successiva 3, vado nella catenella successiva 4, vado nella catenella successiva 5, catenella di separazione, salto una catenella e ricomincio da capo. Quindi facciamo tutte volte insieme: salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare di nuovo 5 maglie alte, una in ogni catenella. Quindi una, 2, 3, 4, 5. Catenella di separazione, io devo andare a fare questo per tutto il mio primo giro. Forse la telecamera è un po' troppo lontana. Ecco, sì, ho la telecamera più vicina. Termino il mio primo giro dopo aver fatto le mie 5 maglie alte, facendo una catenella, salto l'ultima, la penultima catenella, entro nell'ultima e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così il primo giro. Mi giro con il lavoro e andiamo a fare il nostro secondo giro e realizziamo 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, quindi una, 2, 3. Prendo il filo, rientro nella stessa maglia di base e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, quello che adesso andremo a fare è quello che faremo per tutto il nostro giro. Quindi entro nella prima delle mie 5 maglie alte e realizzo una maglia alta non chiusa. Entro nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Una maglia alta sopra la terza maglia alta del giro precedente. Una maglia alta non chiusa sopra la quarta maglia alta. Una maglia alta non chiusa sopra la quinta maglia alta. Chiudo le due maglie alte insieme. Catenella di separazione. Vado dove ho la maglia alta singola e realizzo 3 maglie alte. Quindi una. Rientro 2. Rientro 3. Catenella di separazione e ricomincio da capo. Quindi entro dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho la seconda maglia alta e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Vado dove ho la terza maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado dove ho la quarta maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa.
Vado dove ho la quinta maglia alta e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo 3 maglie alte, quindi una, due e tre. Catenella di separazione, si ricomincia da capo. Quindi quello è questo che facciamo per tutto il nostro secondo giro. Andremo a terminare il secondo giro facendo sempre una maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la seconda maglia alta, chiudo le due maglie alte insieme, una maglia alta sopra la terza maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la quarta, un'altra maglia alta non chiusa sopra la quinta. Chiudiamo le due maglie alte insieme, catenella di separazione, saltiamo una catenella, entriamo nella terza catenella che equivaleva alla nostra prima maglia alta e andiamo a fare due maglie alte, quindi una e rientriamo due. Abbiamo terminato così anche il secondo giro. Giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il terzo giro. E realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 1 2 3. Prendiamo il filo, entriamo nella seconda delle due maglie alte e andiamo a fare due maglie alte, quindi una e rientriamo 2. Catenella di separazione. Ed adesso iniziamo a fare quello che faremo per tutto il terzo giro. Entriamo dove abbiamo le due maglie alte chiuse insieme e realizziamo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho la maglia alta e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado dove ho le ultime due maglie alte chiuse insieme e vado a realizzare un'altra maglia alta non chiusa. Ho realizzato così 3 maglie alte non chiuse. Prendo il filo e le chiudo insieme. Catenella di separazione. Entro dove ho la prima delle 3 maglie alte e realizzo 2 maglie alte. Una, due. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado dove ho l'ultima maglia alta e realizzo 2 maglie alte. Una, due. Catenella di separazione, si ricomincia da capo. Vado dove ho le due maglie alte non chiuse e chiuse insieme, realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho la maglia alta, realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme, realizzo una maglia alta non chiusa. Chiudo le tre maglie alte insieme. Catenella di separazione, vado dove ho la prima delle mie 3 maglie alte, realizzo 2 maglie alte. Una, due. Vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado dove ho le due, l'ultima maglia alta e realizzo 2 maglie alte. Una e due. Catenella di separazione, ricomincio da capo. Quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il terzo giro. Terminiamo il terzo giro andando a fare una maglia alta non chiusa sopra le due maglie alte, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra le ultime due maglie alte chiuse insieme. Chiudo le tre maglie alte. Catenella di separazione. Vado dove ho la prima delle mie due maglie alte e realizzo due maglie alte. Una, rientro due. Vado dove ho la terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così anche il mio terzo giro. Mi giro con il lavoro e vado a fare il mio quarto giro e realizzo 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, quindi una, due, tre. Prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e realizzo la mia quarta ma è la mia terza maglia alta. Catenella di separazione. Adesso quello che andiamo a fare è quello che ripeteremo per tutto il nostro quarto giro. Quindi prendo il filo, vado dove ho le tre maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione. Ho le 5 maglie alte, vado a realizzare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una successiva 2
successiva 3, successiva 4, successiva 5. Catenella di separazione, ricomincio da capo. Vado dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme, realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho le 5 maglie alte, realizzo una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi una, due, tre, quattro e cinque. Catenella di separazione, ricomincio da capo. Quindi questo è quello che devo fare per tutto il quarto giro. Vado a terminare il quarto giro facendo una maglia alta dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme, catenella di separazione, e vado a fare una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda, una maglia alta entrando nella terza catenella iniziale. Ho terminato così anche il quarto giro. Mi giro con la lavorazione e andiamo a fare il nostro quinto giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Quindi una, due, tre. Prendo il filo, vado dove ho la prima delle 2 maglie alte, realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nell'ultima maglia alta e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme. Catenella di separazione, quello che adesso inizio a fare è quello che farò per tutto il mio quinto giro. Vado dove ho la maglia alta singola e realizzo 3 maglie alte. Una, prendo il filo, 2, prendo il filo, 3. Catenella di separazione e ho le 5 maglie alte, quindi entro nella prima e realizzo una maglia alta non chiusa. Entro nella seconda e realizzo un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le 2 maglie alte insieme, una maglia alta sopra la terza maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la quarta, una maglia alta non chiusa sopra la quinta, chiudo le 2 maglie alte insieme, catenella di separazione e si ricomincia da capo. Quindi 3 maglie alte sopra la maglia alta singola, una, ops, scusatemi, una, due e rientro 3, catenella di separazione e abbiamo di nuovo le 5 maglie alte. Entriamo nella prima, andiamo a fare una maglia alta non chiusa, prendo il filo, vado in successiva, un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le 2 maglie alte insieme, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, una maglia alta non chiusa sopra l'ultima, chiudo le 2 maglie alte insieme, catenella di separazione, ricomincio. Questo è quello che dobbiamo fare per tutto il quinto giro. Terminiamo il quinto giro andando a fare le solite 3 maglie alte sopra la maglia alta singola, quindi una, due, tre. Catenella di separazione, ho le 3 maglie alte, entro nella prima e realizzo una maglia alta non chiusa, prendo il filo, vado una maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le 2 maglie alte insieme, prendo il filo, vado nella terza catenella e realizzo una maglia alta. Ho terminato così anche il mio quinto giro. Mi giro con il lavoro e vado a fare il mio sesto giro. E realizzo 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme, realizzo un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le 2 maglie alte insieme. Catenella di separazione, quello che inizio a fare adesso lo farò per tutto il sesto giro. Entro dove ho la prima delle mie 3 maglie alte, realizzo 2 maglie alte, una e due. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 maglie alte dove ho l'ultima maglia alta, quindi una e due. Catenella di separazione, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado dove ho la maglia alta, realizzo una maglia alta non chiusa,
Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme, realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le tre maglie alte insieme. Catenella di separazione, ricomincio da capo. Quindi vado dove ho la prima delle tre maglie alte, realizzo due maglie alte, una e rientro due. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado nella terza maglia alta e realizzo due maglie alte, una e rientro due. Catenella di separazione, vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme, realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho la maglia alta, realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme, realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le tre maglie alte insieme. Catenella di separazione e quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il sesto giro. Terminiamo il sesto giro andando a fare sempre 2 maglie alte sopra la prima delle 3 maglie alte del giro precedente, quindi una, due, una maglia alta sopra la terza, la seconda maglia alta del giro precedente, 2 maglie alte all'interno della terza catenella della terza maglia alta, una, due. Catenella di separazione e vado a fare una maglia alta non chiusa sopra le due maglie alte chiuse insieme. Una maglia alta non chiusa nella terza catenella. Chiudo le tre maglie alte insieme. Allora, ho terminato così anche il sesto giro. Questi sono i giri che andremo sempre a ripetere. Adesso io ricomincio dal primo e vi faccio vedere un attimo come fare, visto che abbiamo una base diversa rispetto alle catenelle iniziali. Come vedete, la lavorazione è bella rigida, si tiene bella dritta, proprio come volevo io per poter avere un cappottino rigido. Mi raccomando, però, se voi volete una cosa più morbida, dovete andare a utilizzare o un uncinetto più grande oppure utilizzando soltanto uno dei due filati, ma in quel caso vi verrebbe veramente molto sottile. Quindi sarebbe più un cardigan che un vero e proprio cappottino. Quindi giriamoci con la lavorazione, vi faccio rivedere come fare il primo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una, due, tre. Catenella di separazione, vado dove ho le 5 maglie alte, realizzo una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due, tre, 4 e 5. Catenella di separazione, vado dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme, di nuovo realizzo una maglia alta. Catenella di separazione e di nuovo una maglia alta sopra ognuna delle maglie alte, quindi una, due, tre, 4 5 catenella di separazione, una maglia alta dove abbiamo le tre maglie alte chiuse insieme, catenella di separazione, di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due, tre, 4 e 5. Catenella di separazione e termineremo il giro andando a fare una maglia alta sopra le due maglie alte chiuse insieme e si ricomincia con il se si ricontorna a fare poi il secondo giro. Quindi ripeto, questi sono i giri che andremo sempre a ripetere, sono in 6 e vedete si formano questi rombi con queste sfumature veramente particolari che io trovo bellissime perché sembrano delle fiammelle, delle fiamme con delle spruzzi di colore, non soltanto rossi, quindi veramente qualcosa di spettacolare. Io adesso, come vi ho detto, ho montato 130 catenelle, vi dirò quante volte ripeterò il motivo prima di andare a fare lo scafo per le maniche. Voglio un cappottino abbastanza lungo, quindi che mi arrivi sotto al sedere, quindi lavorerò parecchio, anche se comunque vedete un motivo già quanto è alto. E poi vi farò vedere appunto come dividere la lavorazione, andremo a fare gli scalfi e poi anche le maniche.
Dunque, io sono andata a ripetere il motivo per 7 volte e ripetuto 7 volte il motivo, ho ripetuto di nuovo il primo giro, quindi sono 7 volte che ho ripetuto il motivo e poi sono andata a ripetere il primo giro. Fatto ciò, sono andata a mettere il marcatore. Per mettere il marcatore, io sono andata a contare le mie maglie alte, perché vedete, io qui ho le maglie alte alternate alle 5 maglie alte e sono andata a contare le mie maglie alte e ne ho un totale di 17. E come ho fatto a dividere? Ne ho messe 6 davanti e alla sesta ho messo il marcatore, 6 da quest'altro lato, quindi alla sesta maglia alta ho messo il marcatore, tutto il resto dietro. Quindi vedete, avanti mi verrà bello largo, ma perché sapete che io voglio fare una sorta di cappotto, ma anche di un cardigan, quindi che avanti vada molto largo non è un problema. Allora, detto ciò, quindi messi i marcatori, mi raccomando, se per una taglia M, secondo me dovete andare a mettere almeno 7 motivi avanti per ogni lato, se non anche 8, il resto dietro. Stessa cosa, taglia L, più motivi avanti, il resto almeno un motivo in più rispetto la taglia M e poi tutto il resto dietro. Quindi se io ho messo 6, io direi taglia 6, taglia ML, mettete tra le 7 e le 8 a maglie alte avanti e il resto dietro, però non esagerate, perché ripeto, davanti a me già è bello largo, quindi voi non avete bisogno di aumentare di troppi motivi in più quando andate a fare il pezzo davanti. E adesso noi andremo a lavorare normalmente il secondo giro come abbiamo fatto fino adesso, perché non cambia niente, noi lavoreremo sempre in giri di andata e ritorno. Quindi andremo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, mi avvicino con la telecamera, eccomi, rientro di nuovo una maglia alta, catenella di separazione e andiamo a lavorare normalmente, 2 maglie alte chiuse insieme, la maglia alta e di nuovo 2 maglie alte chiuse insieme. Quindi non cambia assolutamente nulla, vi farò vedere solo quando finiamo il primo giro e poi che si ricomincia dal secondo, però noi dobbiamo soltanto arrivare qui dove abbiamo il marcatore. Allora, vedete, io sono arrivata al marcatore, lo levo perché così vi faccio vedere bene. Ho fatto la catenella, entro dove ho la maglia alta e vado a fare 2 maglie alte, una e rientro 2. E poi vado a lavorare normalmente, quindi mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio terzo giro, che erano 3 catenelle che sono sta prima maglia alta e 2 maglie alte nella seconda maglia alta. Quindi questi già sono i giri che andremo sempre, i giri che andremo a ripetere sono sempre gli stessi, solo che si finisce prima perché appunto stiamo facendo la parte avanti e poi andremo a fare anche l'altra parte e la parte dietro. Voglio solo farvi vedere una cosa, ma poi ve lo farò vedere anche prima di quando una volta fatto la parte dietro. La parte dietro noi la dovremmo iniziare e terminare dove abbiamo la maglia alta con, dove avevamo messo il marcatore. Quindi io adesso lo rimetto così vi faccio vedere bene. Quindi noi inizieremo e termineremo sempre dove avevamo messo il marcatore, andando a fare sempre 2 maglie alte nella stessa maglia di base e la stessa cosa anche da quest'altro lato. Comunque, dopo che l'avrò fatto, ve lo farò vedere così riuscite a capire meglio, perché comunque questo è il nostro inizio e questa sarà la nostra fine anche dietro. Io naturalmente adesso continuerò a lavorare le due parti, la parte avanti poi anche l'altra, e la parte lavorerò la parte dietro e vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo. Non, secondo me ripeterò massimo una volta e mezza. 2 mi sa che verrebbe troppo largo come scalfo, anche se questo comunque è un cardigan e la manica bella larga non sarebbe un problema, però non la voglio neanche troppo larga, quindi vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il motivo, e poi vi farò vedere la cucitura delle spalle e come fare le maniche. Ho ripetuto il motivo quasi 2 volte, mi mancava l'ultimo giro per terminare il secondo motivo, ma se lo andavo a fare poi gli scalfi mi venivano troppo larghi, quindi io mi sono fermata a un giro prima di chiudere, quindi non ho fatto quello con la maglia alta e le 5 maglie alte, ma mi sono fermata al giro precedente. Stessa cosa da qui dietro e quindi dal pezzo avanti. Poi sono andata a cucire le maniche, per cucire, scusate, le spalle. Per cucire le spalle io ho cucito per circa 7 centimetri sia da questo lato che da quest'altra parte, e adesso posso andare a fare le maniche. Lavorerò sempre con i 2 filati, devo solo decidere se lavorare con il 3, sempre con il 4 e mezzo, o se passare a lavorare col 5 per avere una lavorazione un po' più morbida. Vi farò sapere. Adesso inizierò a fare io una manica per riuscire a capire un po' quante maglie mettere, come mettere le maglie. E
capire se devo lavorare sempre con il 4,5 o lavorare con il 5. Allora, continuerò a lavorare con il 4,5, questo è il mio scafo e parto dal sotto, quindi entro sempre dove sono entrate entrambe le volte, sia avanti che dietro, per fare le due maglie alte del giri. E adesso vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi una, due, 3. Catenella di separazione, prendo il filo. Salto la maglia alta verticale, vado nella seconda e vado a fare una maglia alta. Entro nel foro piccolo e vado a fare la seconda maglia alta. Entro nella maglia verticale e vado a fare la terza maglia alta. Entro nel buchetto, nel foro piccolo e vado a fare la quarta maglia alta. Entro nella maglia alta verticale successiva e vado a fare la mia quinta maglia alta. Catenella di separazione, salto il foro piccolo, vado direttamente nella maglia orizzontale successiva e ricomincio da capo, quindi vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto il foro piccolo, vado direttamente nella maglia alta e vado a fare una maglia alta. Vado nel foro successivo e realizzo la seconda maglia alta. Vado nella maglia alta orizzontale, vado a fare la terza maglia alta. Vado nel foro piccolo e faccio la quarta maglia alta. Vado nella maglia alta orizzontale e faccio la quinta maglia alta. Catenella di separazione, salto il foro piccolo e ricomincio da capo. Quindi vedete, io sto facendo il primo giro, solo che adesso lavoreremo in tondo, quindi cambieranno un po' i giri, saranno anche meno. Io adesso continuo a lavorare così, alternando una maglia alta, catenella e 5 maglie alte. Vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il motivo. Intendo con quante volte ho ripetuto il motivo, intendo quante volte ho ripetuto maglie alte e 5 maglie alte. Allora, sto terminando il primo giro, ho ripetuto la maglia alta e le 5 maglie alte per 5 volte. Terminate le 5 maglie alte e fatta la catenella, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro, andiamo a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, quindi una, due, tre. Prendo il filo, rientro nella stessa maglia di base e vado a fare altre due maglie alte, quindi una e due. Catenella di separazione, vado dove ho la prima maglia alta delle 5, realizzo una maglia alta non chiusa. Entro in maglia alta successiva, seconda maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte. Una maglia alta sopra la terza maglia alta. Una maglia alta non chiusa sopra la quarta maglia alta. Una maglia alta non chiusa sopra la quinta maglia alta. Chiudiamo le due maglie alte insieme. Catenella di separazione e si ricomincia da capo. Quindi il secondo giro adesso è uguale a quello che facevamo anche prima. Si va a fare sopra la maglia alta 3 maglie alte, quindi una, due, tre. Catenella di separazione, andiamo a fare due maglie alte non chiuse, una sopra la prima delle 5 maglie alte, un'altra sopra la seconda e le chiudiamo insieme. Maglia alta sulla terza, maglia alta non chiusa sulla quarta, maglia alta non chiusa sulla 5, le chiudiamo insieme, catenella di separazione e si ricomincia da capo. Quindi questo è il nostro secondo giro. Io lo terminerò, vi farò vedere naturalmente poi come chiudere il giro e come iniziare il terzo. Sto terminando anche il mio secondo giro, ho fatto le ultime due maglie chiuse insieme la catenella di separazione. Entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. A questo punto facciamo il terzo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, quindi una, due, tre. Prendo il filo, rientro un'altra maglia alta. Prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Prendo il filo e vado a fare le ultime due maglie alte sopra la maglia alta, quindi una. Ops, una, e rientro due, quindi un totale adesso di 5 maglie alte. Catenella di separazione e vado a fare una maglia alta non chiusa dove ho le due maglie alte non chiuse insieme. Una seconda maglia alta non chiusa dove ho la maglia alta.
Una maglia alta non chiusa sopra le ultime due maglie alte chiuse insieme. Chiudo le tre maglie alte insieme. Catenella di separazione, ricomincio da capo, quindi due maglie alte sopra la prima maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Due maglie alte sopra l'ultima maglia alta. Una, due. Catenella di separazione, vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho la maglia alta e realizzo una seconda maglia alta non chiusa. Vado dove ho le ultime due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Chiudo le tre maglie alte insieme. Catenella di separazione e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio terzo giro. Sto terminando anche il terzo giro, ho fatto le tre maglie alte chiuse insieme la catenella di separazione. Entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Quarto giro, andiamo a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Una maglia alta sopra ogni maglia alta successiva per un totale quindi di 5 maglie alte. 3, 4 e 5. Catenella di separazione, vado dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme, entro dentro e faccio una maglia alta. Catenella di separazione, ricomincio da capo, quindi una maglia alta sopra ognuna delle 5 maglie alte, 2, 3, ops, 3, 4 e 5. Catenella di separazione, vado dove ho le tre maglie alte chiuse insieme e faccio una maglia alta. Catenella di separazione, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quarto giro. Sto terminando anche il quarto giro, ho fatto la maglia alta e la catenella, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Quinto giro e realizzo 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa. Prendo il filo, entro nella maglia alta successiva e realizzo una seconda maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Una maglia alta non chiusa sopra la quarta maglia alta. Una maglia alta non chiusa sopra la quinta maglia alta. Chiudo le due maglie alte insieme. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo 3 maglie alte, quindi una, due, catenella di separazione, ricomincio da capo, quindi vado a fare 2 maglie alte non chiuse, una in ogni maglia alta, quindi una e successiva due. Chiudo le due maglie alte insieme, maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, un'altra maglia alta non chiusa sopra la quinta maglia alta. Chiudo le due maglie alte insieme, catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e di nuovo ad fare 3 maglie alte, una, due, e 3. Catenella di separazione, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quinto giro. Sto terminando il quinto giro, ho fatto la catenella, entro dove ho le due maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia bassissima. Adesso vado a fare il mio sesto e ultimo giro, che consiste nel realizzare 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva. Una maglia alta non chiusa dove ho le due maglie alte chiuse insieme. Chiudo le tre maglie alte insieme. Catenella di separazione. Vado dove ho la prima delle mie tre maglie alte, realizzo due maglie alte. Una, due. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Due maglie alte sopra l'ultima maglia alta. 1, 2,
Catenella di separazione e ricomincio da capo. Quindi vado a fare una maglia alta non chiusa sopra le due maglie alte chiuse insieme. Una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta. Una maglia alta non chiusa sopra le ultime due maglie alte chiuse insieme. Chiudo le tre maglie alte. Catenella di separazione, due maglie alte sopra la prima delle tre maglie alte. Una, due. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Due maglie alte sopra l'ultima maglia alta. Quindi una e due. Catenella di separazione e ricomincio da capo. Questo è quello che devo fare per tutto il mio sesto e ultimo giro. Poi vi farò rivedere un attimo il primo giro, visto che abbiamo una base diversa. Una base diversa, sì. Allora, sto finendo anche il sesto giro, ho fatto le ultime 5 maglie alte, la catenella di separazione, entro dove ho le tre maglie alte chiuse insieme. E vado a fare una maglia bassissima. Come io ho detto, adesso si ricomincia dal primo giro, quindi si andranno a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi una, due, tre, quattro, cinque. Catenella di separazione, si va a fare una maglia alta dove abbiamo le tre maglie alte chiuse insieme. Catenella di separazione, di nuovo 5 maglie alte, una sopra ogni maglia alta del giro precedente. Quindi questi sono i giri che andremo sempre a ripetere. Vedete, si formano di nuovo i nostri rombi. E andremo così, io vi dirò alla fine quanti rombi ho fatto in lunghezza per arrivare alla manica. Io voglio la manica che mi arrivi almeno al polso. E poi decideremo se fare un piccolo bordino di maglie basse intorno al collo o se lasciarlo invece così com'è. Ho terminato le maniche e io ho lavorato per 7 motivi, quindi 1, 2, 3, 4, 5, scusatemi, per 6 motivi, sia da quest'altra parte che da quest'altro lato, quindi le mie maniche 6 motivi sono finite. Alla fine io ho deciso di non fare il collo, ma di fare soltanto un giro di maglie basse per rifinire soltanto lo scollo qui, facendo una maglia bassa sopra ogni maglia alta e dove ho le tre maglie alte chiuse insieme, una maglia bassa e una maglia bassa nell'archetto di una catenella, quindi un semplice giro di maglie basse solo intorno allo scollo. La parte qui davanti e la parte sotto e così anche le maniche le ho lasciate libere, perché comunque la lavorazione, avendo lavorato con un 104 e mezzo, avendo lavorato con due fili, mi è venuta bella compatta, quindi non ho bisogno di andare a fare un ulteriore bordino. Ho deciso di fare solo un bordino qui, più che altro per far rendere meno visibile la cucitura qui di lato delle spalle. Adesso dovrò solo mettere un bottone, devo ancora decidere se fare la chiusura in questa maniera e quindi mettere un bottone qui e chiuderlo in alto, o se invece fare un'apertura sul davanti e quindi mettere un bottone che mi chiuda qui sotto. Devo ancora un po' decidere, adesso me lo rimetterò e deciderò cosa, dove mettere il bottone.